Allora, siamo qui per il secondo giorno di presidio e, come potete vedere, insieme a tanti altri attivisti romani e a vari parlamentari di tutte le diverse commissioni, e stiamo tenendo duro per far capire che siamo seriamente intenzionati a ridare questi soldi nella maniera più corretta e più fertile per l'Italia in questo momento, che ha un grande bisogno di credito. E quindi stiamo aspettando che torni il ministro per poter accettare la nostra richiesta già disattesa dal 19 novembre. L'atmosfera è bella, ci aspettano i lavori di commissioni e dell'aula per quanto riguarda la legge di stabilità, quindi siamo impegnati su due fronti. E nel frattempo ci sono gli attivisti e tante persone che ci stanno portando informazioni importantissime per riuscire a fare il nostro lavoro. Parliamoci chiaro, pane pane e vino al vino, se una persona come lui restituisce 18.000 euro, cioè una diaria e quant'altro, e i suoi 18.000 euro a una piccola media impresa risolverebbero un problema che cioè, è enorme. Quello che abbiamo pensato ovviamente dimostra che i soldi che ci sono nella politica sono molti di più di quelli che ci sono. Noi in 8 mesi abbiamo risparmiato 4.100.000 euro. Se questi soldi li investiamo come CITE per credito per le piccole imprese, come la tua, come migliaia di imprese che possono sul mercato, ma devono dare anche la possibilità. Ma devono dare la possibilità di farlo, e come l'abbiamo fatto noi? Se noi in 100 abbiamo risparmiato 4 milioni di euro, ci sono 1.000 parlamentari, quanti possiamo risparmiare? E tutta la macchina dei ministeri, delle regioni, ci costano 1 miliardo al giorno, si potrebbe risparmiare parecchio. Ci sono i modi, però bisogna fare. Purtroppo, ma questo è qua, dalle spese quello che pensano è mettersi in tasca i soldi loro e sistemare le loro lobby, i loro amici. C'era una risoluzione sul Consiglio europeo allucinante in cui il PD chiede che l'Italia investa in esercito europeo, ma soprattutto in sviluppo industriale bellico, in particolare droni e cyber war, cioè l'opposto di quello che noi persino possiamo immaginare. Proprio. Ho visto che c'è in programma l'approvvigionamento dei droni per salvaguardare la vita dei migranti. La risoluzione Manciulli chiede all'Italia di investire sull'industria dei droni. Sì. A 2 giorni dopo il caso della strage fatta da un drone americano durante un matrimonio in Afghanistan. Ha spaiato mire e ha ammazzato 12 famiglie durante un matrimonio. Vabbè, però cominciamo a prendere il primo emendamento fondamentale che i parenti non devono essere assunti dal panetto. Ma quindi c'è invece non te ne c'è la quella che lavorano là, è sbagliato. Se vanno a controllare sono tutti imparentati, è una diventata azienda a conduzione familiare come le università, come le altre realtà. A me quando tu compi sulla bancata di Rai c'è una domanda che dice ai parenti Rai, se metti sì non ti chiameranno mai, perché però quelli che stanno dentro mettono sì e però sono stati chiamati, perché non devo compilare quel format, passo per altre vie, per altre strade. Grazie, se ci avete ridato la voglia di fare i politici, grazie. Ciao Alessandro, buon lavoro. Sì, vado. Vale, grazie per i biscotti. Buon lavoro. Ciao. Non potevo mancare. Ci vedremo dopo a casa mia.